Ciao a tutti ragazzi, eh sì, un inizio un po' strano, un intro particolare perché oggi vi facciamo vedere un video particolare. Quindi non vi svelo nulla, si parla sempre in qualche modo di Lego, ma ci vediamo dopo la sigla. Ciao! Ed eccoci qua, e allora, intanto che mi appropinco alla postazione, alla location di questa giornata, vi racconto due cose. Siamo alla riunione estiva dell'associazione Piemonte Bricks, associazione della quale io e Jody facciamo parte. C'è questa tradizione di trovarci d'estate in questo posto meraviglioso, segreto, non vi dirò mai dove siamo, per una riunione e per una super sfida dei campioni di calcetto. Si sa già come va a finire, dai. Si stravince a mani basse. Si stravince a mani basse. Si stravince a mani basse. Quindi mi appropinquo, questi sono i campi, di qui c'è un parco acquatico, vabbè, vi ho già svelato dove siamo. Ci vediamo ragazzi, ci si diverte. Allora, è 3 ore che lo cerchiamo, oh, finalmente, facciamo così se no c'è la luce. E c'è anche il grande Jody! Allora... Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui! No, siamo già avanti nel video, Jody, no. allora, lui è uno dei fautori, è giusto fautori? Penso di sì. Dei fautori di questa giornata, colui che ha organizzato soprattutto la partita, come si chiama ufficialmente la partita? Il torneo del fuori classe. Perché c'è la pausa? È fatto apposta. Ah, ok. Non chiediamoci il perché. Va bene. Ok, quindi, signor Gambi. Potevi anche usare organizzatore invece di fautore. Comunque. Organizzatore. Siccome non sono capace, ogni tanto mi vengono i termini giusti. Gran visir. Vabbè, comunque, lui e tutta l'associazione ha organizzato questo torneo. Di cui facciamo parte tutti, ricordo. Sì. Mi piace tanto disturbarti. Vuoi fare il video tu? Vai, no, prendi ciao, il sono Gambi di Due Pazzi per i Lego. Dai, usciamo dagli spogliatoi e andiamo a scaldarci. Facciamo come quelli veri. Signor Jody Padulano, guarda, con questo sole dietro che ci fa veramente... Il sole bacia i belli! Infatti ci bacia dietro, questo vorrà dire che... Il sole vabbè, ci bacia i... Comunque, sei pronto, Jody? Adesso andiamo a scaldarci, guardate, c'è già gente già che si scalda, perché qui, cioè noi ridiamo e scherziamo, ma c'è gente seria. Perché ci hanno chiamato? Scusa. Che vabbè. Bello stare di nuovo insieme a te, signorissimo. Proprio fisicamente nella personalità. Visto. Allora, signori, l'allenamento, il riscaldamento è iniziato. Io avevo promesso agli organizzatori 5 minuti. Li ho già esauriti nell'allenamento. Però, dai, tra un po' si inizia. Tempo, siamo sotto di 3-0 e adesso stiamo cercando di fare 3-0 sotto, stiamo cercando di capire perché non funziona niente. Ecco, via, dai, partita di rugby, secondo me vinciamo. No, ci facciamo malissimo.
Grande Jody, com'è andata? Male. Hai vinto quanto? Si lamenta sempre che è più forte lui. Gambi, com'è andata? Buonasera, buonasera. Beh. Allora, io l'avevo detto che avevo la coppa in mano a mezzogiorno. Hai perso, Gambi? Per il secondo anno consecutivo. Hai ma perso. Perché? Perché? Il discorso è che io ho vinto per 3 anni e lui ogni volta che facevo le squadre a piacere mio e metteva più forti a me. Questa quindi volta l'anno scorso e quest'anno... Vabbè, basta pianginate, dai. Allora ragazzi, eccoci qua. Sì, sono a letto, ci sta. Distrutto, distruttissimo. C'ho anche una caviglia malconcia, ma quello fa parte dell'età. Allora, che dire, giornata bellissima, divertente. Unico comune denominatore, come si diceva a scuola, Lego. Perché tutte queste persone si sono conosciute grazie a Lego, grazie agli eventi che facciamo, grazie all'associazione, e tutti hanno voglia di sorridere, ok? E nel sorridere c'è il divertimento, la condivisione, l'amicizia, passare dei momenti insieme. Quindi anche questo è Lego, e giustamente io e Jody abbiamo voluto condividere ciò che viviamo anche in queste situazioni con voi. Quindi signori, dal letto del signor Roberto Cerruti è tutto. Non ci vediamo al prossimo torneo perché io ho proposto un torneo di burraco l'anno prossimo. Torneo di burraco a bordo piscina con l'open bar. Sicuramente fa meno feriti. Vi ringrazio ragazzi di essere stati qui in nostra compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!